Quindi mentre voi entrate, finite di entrare, io mando un sondaggio. Le uso spesso insieme alla vecchia cara carta, 2%, c'è un 2% di voi che ha senso dell'ironia, solo il 2% è un po' basso. Sono al corrente di Clips, ma non ne ho fatto uso bene. Sì, perché in effetti pensate che ho visto l'altro giorno che perfino diverse riviste femminili hanno pubblicato degli articoli su Clips. Il motivo è semplice, perché è un'applicazione orientata ai social network. Quindi ho fatto qualche esperimento, un terzo di voi bene, allora insistete, completate gli esperimenti. Ho realizzato dei prodotti in Clips molto pochi, è ovvio, anche perché mi sembra sia uscita aprile-maggio, giù di lì. Però condividiamo questi prodotti perché quando abbiamo un nuovo strumento in mano, naturalmente possono esserci tante idee da sviluppare. Non ho Clips, non ho nulla, sono solo selette abbandonato, ben un terzo di voi. E lo so, il mondo sta andando alla deriva. Ho intitolato questa slide Tecnologismi e effetti speciali o narrazione. Quella che vedete in questa immagine è la pubblicità che Apple ufficiale, che voi trovate ancora nel sito ufficiale di Apple, fa su questa nuova applicazione che questa azienda ha prodotto. Come vedete, si parla di invasione di ultra video. Scopri Clips, la nuova app di iOS per creare video super divertenti da postare al volo con tante editori grafiche. Dunque, la comunicazione, voglio che riflettiate un attimo su questa questione, perché la comunicazione che viene veicolata attraverso questa immagine è molto precisa. Si parla di un ultra video, cioè di un video che va al di là delle reali possibilità. In realtà non è vero, perché qualsiasi applicazione di montaggio consente di fare quello che ci permette di fare, eventualmente anche con dei plugin. Il problema però consiste nel fatto che non dobbiamo sederci a un computer, aprire un'applicazione di montaggio, prendere tutti i contributi, studiare questa applicazione, acquistare dei plugin magari speciali per poter realizzare quello che fa Clips. Perché Clips svolge queste operazioni in modo immediato tenendo in mano il proprio smartphone. E, detto questo, però, non si può parlare realmente di... cioè, se si parla di ultra video, significa che l'attenzione viene focalizzata su quello che il video può fare al di là di una trasmissione tradizionale di contenuti in modo lineare attraverso una timeline. È qualcosa di più, ultra, che va al di là. Ma tutta l'attenzione viene centrata sugli effetti speciali di questa applicazione, non sul modo di raccontare. Crea video super divertenti da postare al volo. Viene dato un quadro, come dire, molto ludico da un certo punto di vista e rivolto all'intrattenimento soprattutto. Perché? Perché questa applicazione è stata creata per aumentare la possibilità di comunicare attraverso i social net utilizzando un linguaggio video un po' spinto, quindi ultra in questo senso. E però in questo modo è stata fatta una scelta. È stata fatta la scelta di comunicare questa applicazione per uno scopo, diciamo così, di automarketing, autopromozionale prestabilito, il cui scopo è quello di, come dire, ridurre, direi, tra virgolette, le potenzialità di questa applicazione a una serie di divertissement che è possibile veicolare attraverso i social. Dico che però, secondo me, non è una comunicazione corretta da un punto di vista linguistico con cui noi abbiamo a che fare, e preferirei adottare, piuttosto che ultra video, il termine di instant editing. È una definizione che ho escogitato per definire meglio non solo questa applicazione, ma
il terreno sul quale ci stiamo muovendo da un punto di vista. Quindi no ultra video, quindi non ci focalizziamo su effetti speciali, capacità, facilità di condivisione, eccetera, eccetera, anche perché questo lato della tecnologia, francamente, è anche un po' stufato, nel senso che è ovvio che la tecnologia andrà sempre di più in quella direzione, nella direzione di essere sempre più facile, più easy. Quindi non possiamo aspettarci nulla di straordinario che già non sappiamo da questo punto di vista. La vera riflessione da fare invece è sul modo con cui le comunicazioni cambiano, sul modo con cui i sistemi di narrazione possono essere portati nelle mani di tutti. Quindi abbandoniamo la strada che Apple ha preso insieme alle aziende high-tech, che sono sempre più orientate al marketing, agli effetti speciali, tengono sempre meno in considerazione invece un approccio metodologico e ai contenuti, per concentrarci su questo. E dunque parliamo brevemente dell'instant storytelling. Io ho coniato questo termine, che poi significa storytelling istantaneo, subito, perché? Perché è una lenta evoluzione che ormai ha alle sue spalle circa una dozzina d'anni. L'instant storytelling permette una rapida creazione senza costruzione, sceneggiatura e programmazione di storie filmiche. Perché? Perché può utilizzare delle applicazioni come Clips, appunto, che consentono di creare una narrazione qui e ora. Là dove tu ti trovi, puoi seguire la tua idea e catturare la realtà intorno a te per costruire una storia. Ripeto, catturare la realtà intorno a te per costruire una storia là dove tu ti trovi. Questo tipo di rapporto tra l'ambiente, da un punto di vista della comunicazione, non è dato da Clips, e invece è stato portato avanti in modo sistematico da un'altra società high-tech che si chiama Adobe, ed è uno dei motivi per il quale noi abbiamo utilizzato anche negli altri webinar e lo rifaremo, alcune applicazioni Adobe. Che cosa ha fatto questa società? Dovendosi preparare a cambiamenti importanti dal punto di vista della creazione e della comunicazione, avendo lei a che fare con una massa di creativi, designer, pubblici, eccetera, e in tutto il mondo. Ha creato delle applicazioni, come abbiamo visto per chi c'era qualche seminario fa, ad esempio Capture, che consentono di catturare alcuni elementi della realtà circostante per poterli utilizzare come contenuti e strumenti di espressione, che poi il creativo, il grafico, l'artista può utilizzare a questo punto, magari con applicazioni più complesse e con strumentazioni più complesse, per portare avanti il suo discorso creativo. E tutto questo si inserisce anche nel contesto di mobilità, al quale abbiamo accennato, mi sembra, la volta scorsa o un paio di occasioni fa, perché è la condizione attraverso la quale il si trova più sovente confrontato, la condizione di essere in mobilità quasi permanente, dunque di avere la necessità di poter operare là dove si trova, il qui e ora, in modo istantaneo. Tutto questo ha una premessa, una premessa sulla quale ho fatto un webinar e penso che lo rifarò perché è stato particolarmente interessante, che ha a che fare con il campo di una grande professione, che è quella del fotoreporter, che si è trasformata nel photo web journalist e che è diventata da una professione orizzontale a una professione verticale, cioè una professione che prende tutto il processo di produzione di un contenuto. Il web journalist una volta si, cioè il fotoreporter o il giornalista
una volta si muoveva insieme al fotoreporter, insieme al fonico, preparavano prima il pezzo in redazione, pianificavano l'intervento, si recavano, poi qualcuno montava e qualcun altro pubblicava. Oggi si sta affermando, in realtà da qualche anno, sempre di più una professione che è centrata di più sulla capacità di tutto il processo produttivo, quindi dal pensare a che cosa fino a realizzare tutta la copertura da film, audio, persino il montaggio e in tanti casi la pubblicazione. E questo nelle mani di un solo professionista che appunto il, chiamatelo come volete, web reporter, photo web journalist, eccetera, eccetera, sono varie definizioni. E vi dicevo, questa è la storia che è all'origine di tanti cambiamenti che si sono verificati in questo campo. Vi parlavo del 2005 perché nel 2005 sorge YouTube e quindi YouTube mette effettivamente nelle mani di tutti la possibilità di raccontare storie attraverso filmati. E vi ricordo che la produzione di film è sempre stata fino al 2005 una produzione esclusivamente nelle mani delle case di produzione, grandi o piccole che fossero, e comunque di un sistema di produzione e distribuzione consolidato internazionale e che fa capolino alle più importanti appunto multinazionali del settore. Questa realtà si è trasformata radicalmente, non è che le major siano morte, ma è cambiato tutto in questo mondo. Voi pensate, recentemente si sta girando un film importante solo attraverso l'iPhone e alcuni strumenti che consentono all'iPhone di essere utilizzato in questo modo, ma abbiamo avuto 7-8 anni fa un esempio di questo genere. Quindi, come dire, lo storytelling, la narrazione oggi è veramente nelle mani di tutti, potenzialmente. Allora, ecco perché a mio parere il discorso deve radicalmente spostarsi dal piano tecnologico e degli effetti speciali al piano, al terreno invece più squisitamente narrativo. Perché? Perché nel primo caso noi possiamo sempre imparare. Voi vedete che sempre di meno, per esempio nei miei webinar, io produco delle slide o dei tutorial che spiegano come una determinata applicazione funziona. Posso spiegarvi determinate cose perché per semplificarvi la vita, ma non siamo più di fronte alla necessità di dover imparare dalla A alla Z un'applicazione, perché le applicazioni sono tante, cambiano, diventano sempre più facili e perfino Clips, che fa cose straordinarie, non richiede praticamente una curva di apprendimento. Quindi questo non è più un problema per noi. Bisogna veramente spingere le persone a provare, fare, vedere, documentarsi. L'autoapprendimento è dal punto di vista tecnico, voglio dire, è la base portante dell'innovazione tecnologica. Entro certi limiti, perché chiaramente poi se si supera un certo livello bisogna studiare anche seriamente. Quello che invece veramente non è nelle mani di una quantità di persone che usano questi strumenti, pensiamo ai vostri studenti, ai nostri studenti, è proprio il modo con cui si opera attraverso i codici, chiamiamoli linguistici, anche se poi non lo sono tutti nei fatti, parliamo di codici di comunicazione, di narrazione, ecco, e questo manca. Questo veramente manca. Tutti sono in grado di creare filmati mirabolanti, ma se andate a grattare poi a vedere quello che c'è dietro, non c'è niente da un punto di vista della costruzione narrativa. Ma è questo. Quindi deve essere questo ciò che ci interessa di più e deve essere la questione fondamentale. E quindi volevo
uno di questi argomenti che potremo poi approfondire anche successivamente. Ecco di che cosa parliamo, anzi cominciamo subito a fare degli esempi che traducono questo concetto. Ne trovate anche nell'articolo che ho scritto e che tra l'altro poi era anche aggiornato. E come potete vedere invece qui, dalle slide che si succederanno, io vi proporrò adesso una serie di workflow, proprio di procedure non tanto tecniche ma quanto operative, metodologiche, per applicare quanto vi ho spiegato poc'anzi. Allora, prima di tutto mi munisco del mio smartphone, perché questo sistema dà il meglio di sé con un telefonino, con un iPhone in particolare, perché funziona solo su iPhone, ma ripeto, non fermiamoci al fatto che Eclipse è un'applicazione che funziona solo su sistemi iOS. In primo luogo perché appunto ciò di cui ci occupiamo oggi ha un terreno di espressione molto più ampio che non il tema tecnologico, e poi per nel giro di qualche settimana ci potete mettere la mano sul fuoco, nasceranno tutta una serie di prodotti più o meno compatibili per tutti o qualcun altro dispositivo che faranno le cose più o meno che fa Eclipse, perché quando si segna un punto importante su una strada, e poi questa strada viene seguita ovviamente, e questo non ci può che far piacere. Allora, prendiamo, eccolo qua, e però ve lo mostro anche, quindi parliamo di, in questo caso, ecco, così potete vedere le due cose, cioè possiamo seguire il workflow da questa parte e poi avere anche il riferimento dall'altra. Allora, parliamo semplicemente di uno storytelling lineare. Come funziona lo storytelling lineare? Funziona così, quindi noi abbiamo progettato che cosa fare sostanzialmente, lo facciamo seguendo la stessa linea che sarà poi quella che guiderà la narrazione. Quindi se dobbiamo fare un'operazione di questo genere con Eclipse, noi faremo così: creiamo il nuovo filmato, ecco, parliamo dei microfoni, va bene, creiamo il nuovo filmato, scegliamo la modalità di scrittura perché parleremo direttamente, può darsi che ci siamo preparati un testo, per esempio in classe può essere necessario questo, quindi posso scegliere questa modalità, perfetto, poi inquadriamo, registriamo e parliamo. Poi vedete, con un pitch agisci sull'immagine e quindi poi alla fine facciamo un minimo di montaggio. Quindi faremo semplicemente così. Adesso io terrò premuto questo tastino rosso, avendo l'accortezza di spostare questo quadro verso sinistra, così ho la mano libera. L'avrei occupata perché dovrei tenere premuto questo pulsante rosso. Quindi faccio così. Pronti? Eccoci qui, buongiorno a tutti. Stiamo parlando dei microfoni. Come potete vedere, questo microfono ha un pulsantino. Questo pulsantino è circondato da una ghiera. A cosa serve? Beh, non ne abbiamo la minima idea. Grazie per l'attenzione. Allora, adesso abbiamo chiuso il nostro filmato e lo riprendiamo qui sotto. Eccolo qua, lo vedete? L'abbiamo qui sotto, lo riprendiamo, perfetto. E possiamo a questo punto anche modificare quello che abbiamo
fatto soprattutto da un punto di vista testuale con questa icona. Eccola qua. Quindi è partito con l'inglese, poi si è accorto che eravamo in Italia. Eccoci qui, buongiorno a tutti. Stiamo parlando dei microfoni. Come potete vedere, questo microfono ha, io ci metterei un H, non so se non usa più tanto oggi, ma possiamo anche mettere una ghiera. A che cosa serve? Qui si è perso un pezzetto per una questione di latenza, perché siamo collegati con praticamente due microfoni, due webcam, eccetera. A cosa serve? Abbiamo detto non lo sappiamo, quindi lo aggiungiamo noi e ci mettiamo un punto e poi grazie, così, grazie per l'attenzione, magari concludiamo con un punto esclamativo. Applica e vediamo il risultato. Voi lo vedete un po' a scatti, credo. Bene, va bene, c'è il testo. Poi notate che abbiamo utilizzato il pitch per zoomare su un dettaglio, cosa che non avremmo potuto fare se il dito non fosse stato libero. Adesso possiamo inserire anche effetti particolari. Per esempio, possiamo, attraverso questa sezione con la stellina, possiamo per esempio inserire, ecco qua, una bella freccia e poi con un doppio clic possiamo aggiungere un testo e così via. Insomma, sono cose che sapete fare benissimo, solo che qui con questa applicazione risultano veramente di una facilità straordinaria. Ecco, osservate quante possibilità abbiamo. E è uno slider, quindi bisogna scorrere da sinistra a destra e da destra a sinistra. Possiamo inserire anche dei fumetti e così via. Invece con il pulsantino centrale abbiamo qualche effetto speciale da poter utilizzare. Vanno molto di moda questi noir istantanei, eccetera. Io non li uso mai, perché rappresentano veramente un modo molto stereotipato di comunicare. Non c'è niente di meglio in una storia che la pulizia della storia stessa, da un punto di vista della sua visione, con stacchi anche netti, eccetera. Però noi potremmo pensare, come vedremo poi in certi casi, di impiegare qualcosa di questo genere, come vedremo, e poi vi spiegherò anche il motivo. Beh, quando abbiamo comunque concluso queste operazioni, utilizzeremo questa freccia, perché con questa freccia ci si apre la possibilità di inserire, per esempio, una colonna sonora che possiamo scegliere tra le colonne sonore messe a disposizione da Clip oppure la mia musica. Non vado avanti in questa operazione perché l'avrete fatta con altre applicazioni 50.000 volte. Invece, nella sezione T, quindi nella sezione dei titoli, possiamo utilizzare dei titoli, eccolo qua per esempio, questo, lui lo scarica. Naturalmente applica e abbiamo il nostro titolo. Però non è finito, perché quello che sapere è la di questo clip, cioè quanto deve durare questo titolo. Lui non lo può sapere, glielo dobbiamo dire noi tenendo premuto il solito pulsantino rosso per stabilire il tempo di del filmato, del clip, del titolo, del video stesso. Quindi lo facciamo
Ecco, questo è sufficiente. Vedete che avrete ritrovato qui sotto il nuovo clip, che è questo. Quindi lo acchiappiamo, diciamo che vogliamo tagliarlo, così vediamo anche questa operazione. Ci sono le forbici, stabiliamo la lunghezza del clip da una parte e dall'altra, stabiliamo quale punto prendere eventualmente, e dopodiché lo tagliamo, cosa che adesso non ci interessa fare. Guardate che in meno di 2 minuti abbiamo visto praticamente tutte le operazioni che si possono fare con clip. Ho spostato il titolo ovviamente all'inizio, per cui il risultato sarà questo. Abbiamo il titolo, il microfonista, abbiamo un oggetto. Sì, dovevamo svolgere questo compito in 2 tempi, perché la ghiera naturalmente deve apparire dopo. Eccolo qua, adesso nella posizione corretta. Comunque questo è il risultato. Cioè, che cosa abbiamo fatto? Eravamo in un determinato luogo e abbiamo documentato in modo istantaneo, abbiamo raccontato qualche cosa su un elemento presente in questo ambiente. E questo è il principio generale. Poi che si tratti di un microfono, di un ulivo, che si tratti del Museo di Scienze Naturali o di qualsiasi altra cosa, o del grande biologo che viene a parlare a scuola, questa è la struttura che Clips mette a disposizione di tutti. Ripeto, non è Clips a mettere a disposizione, c'è stata un'evoluzione nel corso di questi 15 anni che ha portato la narrazione nella mano di tutti, ma effettivamente quello che fa Clips è di rendere tecnicamente semplice questa operazione. Questa è la prima struttura di base, cioè noi operiamo appunto in modo lineare, vedete, scegli la modalità, inquadra e così via. E a questo punto si può andare avanti, perché dopo il microfono potrebbe esserci, non so, il cavetto di collegamento, poi il computer, poi il microfonista, poi l'intervista a qualcuno. Noi ci siamo programmati le cose che dobbiamo fare e le facciamo in successione. Da un punto di vista didattico, questa è una buona operazione, perché insegna ai ragazzi a svolgere queste operazioni nello stesso identico modo attraverso il quale saranno poi rappresentate nella storia. Cioè, detto in altri termini, si progetta il clip seguendo esattamente la successione temporale del racconto. Ma questo, diciamo, non è l'unico modo, perché possiamo operare anche attraverso uno storytelling per inquadrature e non per successione lineare. Cioè, per esempio, partiamo da inquadrare e registrare l'ambiente e parliamo solo dove è necessario. Poi inquadriamo e registriamo i primi piani e parliamo solo dove è necessario. Inquadriamo e registriamo i dettagli e anche qui parliamo solo dove è necessario. Quindi attiva il testo, punta in successione e poi inserisci gli effetti. Che tipo di operazione stiamo facendo qui? È un'operazione radicalmente differente rispetto a quella che vi ho presentato prima. È un'operazione che tende a costruire la storia nel momento in cui la raccontiamo. Bisogna, per ottenere un buon risultato da questo punto di vista, entrare nella logica del montaggio del filmato. Quindi, mentre la visione precedente era più una logica da regista, cioè che cosa racconti, in quale successione adesso lo faccio, qui invece è una logica più da montatore. Ho bisogno, dice il montatore, di una serie di materiali scartare, utilizzare e modificare. Quindi la logica consiste nel mettere a disposizione del montatore questi materiali. Dunque ragioniamo, siamo in un ambiente, di che cosa ha bisogno un montatore? Un montatore, leggo che qualcuno non sente, non vorrei che, però vedo solo uno che ha scritto questo.
un montatore come ragiona. Il montatore ragiona in questo modo: sono in un ambiente, io non so se voglio raccontare qualche cosa di questo ambiente, però in ogni caso intanto copro l'ambiente. Lo copro in due modi perché uso clips, quindi lo copro facendo per esempio una panoramica, una registrazione dell'ambiente in silenzio, senza audio, e lo copro facendo invece una panoramica spiegando: buongiorno, ci troviamo qui in questo, ecco il clip che ho realizzato, quello divertente sul cugino di Quark, ha seguito questa metodologia, quindi si è registrato l'ambiente, ci troviamo qui in questo uliveto, eccetera eccetera. Poi avremo bisogno di dettagli, primi piani, di inquadrare gli oggetti che pensiamo debbano apparire all'interno della nostra narrazione, e lo facciamo sempre usando questo metodo, cioè facciamo più registrazioni, più prove, le teniamo tutte e in alcune parliamo e raccontiamo, in altre no. Poi vedremo perché abbiamo bisogno di clip muti sul quale non ci sia un parlato. Quando abbiamo tutta questa massa di cose, faremo così. Vado, adesso voglio prendere il filmato. Anche scemo, li ho buttati via, perfetto, sono veramente geniale. Ho buttato via tutti i contributi, ma non importa. Guardate qui sotto, ecco, guardate qui sotto, voi trovate il filmato così come è stato composto. Se io prendo per esempio questo clip e poi faccio tap sulle forbici, ecco che vedete che la registrazione è molto più lunga perché ho inquadrato l'oliva per più tempo, ma ho preso solo questa parte per due motivi: primo, perché non è necessario sforare certi tempi, e poi perché era la parte dell'inquadratura più stabile, più precisa e più a fuoco. Quindi esempio che vi mostra come noi possiamo evitare di pensare a costruire subito un buon materiale e invece registrare un sacco di cose per offrire poi al montatore, che poi siamo noi stessi o il nostro gruppo di studenti, cioè loro stessi, le risorse necessarie per tirare fuori una buona storia. E naturalmente il montaggio poi è avvenuto trascinando i clip nelle diverse posizioni. Quindi si parte da una presentazione, poi c'è una panoramica, questa panoramica è muta e quindi la musica sale durante questa panoramica. Quando la panoramica finisce, inizia lo speaker, eccolo qua. Perché ho inserito questo effetto, che è un effetto di comics, all'interno di una sorta di documentario, seppur simpatico e divertente? Perché sono due linguaggi diversi. Punto numero uno: è vero che sono due linguaggi diversi, ma è anche vero che oggi i linguaggi si possono mescolare. E voi avete visto che non dà fastidio questa commistione. È una pratica che si può applicare, naturalmente mantenendo un certo gusto, un certo stile. Ma la vera ragione è un'altra. Era che questa ripresa, per qualche motivo, probabilmente una disattenzione, dovendo pensare a diverse cose, è venuta sfocata. Non è possibile raddrizzare una inquadratura sfocata. Possiamo illuminarla, possiamo togliere luce, fare un sacco di altre cose, ma quando una immagine è sfocata, è sfocata. Quindi, per non buttarla via, perché sarebbe mancata una rappresentazione ambientale, ecco, la rappresentazione con il parlato, perché era legato a questo clip, ecco che l'abbiamo trasformata in questo modo. E basta, poi via via siamo andati avanti
a costruire la narrazione. Allora, diciamo, la storia, la regia, la storia, il montaggio si svolgono contemporaneamente nello stesso identico luogo nel quale noi ci troviamo. Il principio è forniamo tutto il materiale necessario, quindi pensiamo prima a tutto ciò di cui abbiamo bisogno e lo facciamo e lo rifacciamo e poi scegliamo. Penso che sia chiaro e spero che possiate seguire. Dice Sonia, in questo caso è già un'idea di partenza? No, assolutamente no. Per esempio, mi trovavo in questo uliveto e mi è venuto in mente di fare questa cosa. Perché bisogna lasciarsi colpire dall'ambiente in cui ci si trova. Anche quando con i vostri ragazzi voi preparate un'uscita didattica, per esempio, vedrete un museo che magari avete già conosciuto virtualmente nelle varie stanze. Ma voi non potete mai sapere che tipo di emozione può suscitare nei vostri studenti e soprattutto da dove parte questa emozione. Allora, pensate che l'instant storytelling potrebbe proprio avere a che fare con questa emozione. Qui si apre un discorso che dovremmo portare avanti a lungo perché riguarda il che cosa si racconta. Si raccontano emozioni, sentimenti, si raccontano i contenuti, eccetera, eccetera. Chiudiamo questa parentesi e prendete per buono quello che vi dico. Lasciate che i vostri studenti vengano ispirati, vengano toccati, vengano emozionati da quello che in quel momento stanno vedendo. E quindi, se dovete preparare qualcosa, preparatelo, ma lasciate sempre la porta aperta alla creazione istantanea di un filmato di questo genere. Dovete ovviamente sapere che una creazione istantanea ha bisogno di tutta una serie di materiali, di una ridondanza di materiali per poter scegliere. E con Clips è molto facile, tutte le volte premi il taschino, registri, spieghi, se la spiegazione non funziona ne fai un'altra ancora, ne fai tre o quattro e così via, e ti ritrovi in 5 minuti tutto il materiale necessario. Oh, poi passiamo invece a un altro workflow, che è quello relativo ai comics, di cui vi ho presentato un esempio con la storiellina, dov'era? Questa qua. Fantastico, le pincellate tutti, ma sarò proprio imbecille. Ah, no, questo era d'accordo, ma eccolo qua. Qui, il mistero del cappello. No, il mistero del cappello ce l'abbiamo. Lo apriamo e che cosa notiamo? Notiamo che questa clip è in realtà un'immagine, una fotografia. Perché? Partiamo da questo. Partiamo dal scattare una fotografia da clips, perché se parliamo di fumetti, normalmente il fumetto è statico. Poi possiamo parlare di videofumetto, di tante altre cose, però cominciamo da qui. Fumetto statico, partiamo da immagini fotografiche. Come noi possiamo inserire un'immagine fotografica? È banale, perché eccolo qua, inquadro così, inquadro qui l'iPad e poi anziché video dico foto e quindi lui scatterà una foto. Scatto una foto e poi gli devo sempre dire quanto tempo deve permanere questa foto nella timeline e quindi dovrò tenere premuto il dito qualche secondo, eccolo qua, e alla fine abbiamo una fotografia che è diventata un clip che poi col solito effetto speciale, eccolo, io posso trasformare. Bene, il processo è molto chiaro, penso, perché in fin dei conti le operazioni sono le stesse che voi vedete applicate in innumerevoli altre applicazioni di questo genere. Poi Clips continua. Ecco, c'è una. Perfetto. Perché continua con il testo? Continua con il testo perché
mentre noi stabilivamo la permanenza della fotografia nella timeline, tenendo premuto il pulsantino con il nostro dito, parlavamo e quindi Cripps ha registrato il testo. Quella procedura è sempre quella, solo che siamo partiti da una fotografia invece che da un video. Ovviamente noi possiamo preparare una serie di foto e andarle a pescare nella nostra libreria. Ecco che per esempio, non lo so, prendiamo questa, tieni premuto, questo è un bellissimo tramonto e potete vedere in primo piano un ramo di ulivo. Sì, anche il ramo di ulivo ha diritto al suo tramonto. E poi applichiamo sempre lo stesso effetto, ma in questo caso se applico un fumetto si vede ben poco, quindi lasciamolo pure così. E poi possiamo continuare a lavorarci, eccetera. Questa è la sostanza. Mi voglio dilungare oltre in questa operazione perché mi sembra poi di prendervi per stupidi, perché come vedete sono veramente di una banalità totale. E invece soffermiamoci sul workflow per creare il fumetto. Quindi scatto una fotografia da Cripps, perché stiamo parlando di un instant storytelling, quindi non stiamo parlando di costruire il film a casa propria, quindi accumulando le fotografie e facendo un servizio fotografico, eccetera, eccetera. No, siamo in un determinato posto e vogliamo raccontare attraverso un comics qualche cosa, lo facciamo così. Quindi scatto una fotografia da Cripps, trasforma la foto in video con una durata corretta, se prima hai parlato la trasformo in testo, aggiungi i fumetti e poi ripeti finché è necessario ovviamente, e poi alla fine monti la storia spostando i vari clip, stabilendo che cosa devi tagliare e buttare via. Notate che il mistero del cappello non è altro che uno dei titoli messi a disposizione da Cripps, e questo è un altro workflow. Bene, vediamo anche questo. Invece interviste particolari. Di questo workflow ho scritto un articolo perché c'è una bella, ho trovato un bell'articolo interessante che spiega le procedure didattiche per svolgere delle interviste particolari, per esempio agli animali. Non è una novità, sono cose che abbiamo fatto, però la novità interessante è che, avendo trovato un articolo che spiega bene queste procedure da un punto di vista didattico, ci risparmia il tempo di doverle pensare e riscriverle, e quindi l'ho tradotto e adattato alla lingua italiana, e lo trovate sempre in classi 2.1, 2.0 all'interno della board legata al nostro webinar. Quindi qui come facciamo noi? Inquadri i protagonisti e l'ambiente in clip differenti. La logica di fondo è che se dobbiamo operare delle interviste, finte interviste ad animali, dobbiamo sempre separare tutto quello che facciamo. Poi inquadriamo e registriamo le domande, quindi separiamo l'ambiente, gli animali, le domande, inquadriamo e separiamo le risposte. Dunque non realizziamo come potremmo fare in modo tradizionale, avendo a disposizione una videocamera, una reflex e dovendo una storia appunto nel modo in cui abbiamo sempre imparato a farlo, e dunque inquadrando diciamo, i due soggetti insieme, oppure passando da uno all'altro, ma sempre attraverso un movimento di camera, o in casi più sofisticati, campo, eccetera. No, qui la logica è che noi ragioniamo per clips, infatti si chiama clips l'applicazione, cioè per micro inquadrature. Ogni inquadratura non va a comporre una scena, la scena la comporremo dopo. Ogni inquadratura è autosufficiente e dunque noi la interrompiamo nel momento in cui finisce la sua necessità, e ne facciamo tante, e in questo modo poi possiamo mettere insieme le interviste, che allora poi, come vedete, possiamo montare nella successione corretta
e inserire poi gli effetti speciali. Questo articolo è molto interessante perché è ispirato al lavoro nella scuola primaria, ma guardate che funziona veramente in tutti gli ordini di scuola con degli accorgimenti particolari e orientato all'apprendimento delle scienze, molto ben organizzato e vi spiega proprio con Phillips, ovviamente parla di una metodologia, è l'ideale per un'applicazione come Phillips e vi suggerisco veramente di provare. Naturalmente l'articolo si riferisce a scienze, ma noi possiamo far parlare qualsiasi cosa. Possiamo far parlare un'opera d'arte, possiamo fare parlare l'ingresso della scuola, proprio fisico, possiamo far parlare la nostra bicicletta, non abbiamo limiti in questo campo. E poi a operazioni di app smashing, copertina animata da Adobe Post. Allora, è vero che Clips ha a disposizione, lo abbiamo visto, una serie di titoli, ma intanto sono limitati, poi guardate, sono di molto effetto così, e noi abbiamo invece l'opportunità di poter, attraverso operazioni di app smashing, di invece arricchire il nostro filmato in questo modo. Quindi passiamo Adobe Post, che ormai credo sia un'applicazione che molti di voi conoscono se hanno seguito i webinar, e osservate come per esempio la copertina del cugino di Quark è stata realizzata attraverso questa applicazione, che appunto combina i layout con delle immagini, grafica, potete usare dei template preconfezionati. Per chi non conosce questa applicazione, vada a vedere le risorse che abbiamo collocato all'interno del webinar sulle copertine. Però quello che a noi qui interessa in modo particolare è che vorremmo trasformare questa copertina statica in qualcosa di dinamico e animato. Allora, senza uscire dal vostro smartphone, operate così, perché quando avete completato il layout della copertina, basta utilizzare questo pulsante che vi porta alla sezione di animazione, animation, e scegliete il tipo di animazione che volete utilizzare in questo caso. E allora, quando l'avete scelto, e poi deciderete di condividere la vostra creazione, potrete scegliere se condividerla come video o come immagine priva di animazione. Vedete, abbiamo scoperto un'altra cosa fondamentale e molto bella di Adobe Spark Page. Se scegliete video, allora sarà poi semplice chiaramente importare il filmato all'interno di Clips. Poi, infine, se ritorniamo al workflow, possiamo ripetere queste operazioni, però per aggiungere non più un titolo o una copertina animata, ma per aggiungere per esempio degli inserti grafici, dei dati animati, per esempio delle rappresentazioni grafiche, dei commenti che interrompono i clip ma continuano la narrazione attraverso altri linguaggi. Allora, spero che sia chiaro quello che vi ho spiegato fino adesso. Vediamo l'ultimo workflow. Possiamo andare avanti all'infinito, no? Vi ho così fatto, come dire, una scelta per vedere che cosa è possibile fare. Rimaniamo sempre sul terreno dell'app smashing, cioè dell'interscambio dei contenuti tra diverse applicazioni. Quindi in questo caso parliamo di Clips più iMovie. Che cosa possiamo fare con
Clips e iMovie. Clips ha un formato quadrato che è molto interessante perché ci consente di creare dei filmati in split screen, tema di cui ho parlato mi sembra nella quarta stagione dei webinar, che dovrebbe ancora esserci nella nostra classe per chi volesse dare un'occhiata. Lo split screen viene molto bene non con Clips ma con iMovie, quindi noi operiamo in questo modo: registriamo un'inquadratura parlata in Clips per avere ovviamente i testi, poi registriamo un'inquadratura muta in Clips, una parlata e una muta, poi importiamo il video in iMovie, quindi aggiungi un commento all'interno di iMovie come nel formato split screen, adesso lo facciamo, proprio operiamo in questo modo, all'inquadratura muta ovviamente, oppure aggiungiamo un dettaglio in split screen anche a un'inquadratura parlata. Comunque, siccome è più difficile spiegare che mostrare in questo caso, perché anche qui siamo davanti a tecnologie che fanno cose di una sofisticatezza paurosa, fino a qualche anno fa, inconcepibile, diciamo, fino a qualche anno fa, ma con veramente degli strumenti che sono proprio alla portata di tutti, ecco qual è il risultato. Allora, questo è il filmato di Clips, lo vedete? È il filmato di Clips, adesso io lo faccio scorrere, poi scorrerà un po' a scatti, è chiaro questo? È quello che voi avete visto, il famoso cugino di qua. Qui il cugino va avanti così via, eccetera. A un certo punto abbiamo una clip muta. È quella della panoramica dell'ambiente. Questa clip muta, vedete? A questa clip muta è stato sovrapposto invece un clip, una registrazione, che spiega qualche cosa a posteriori. Dunque, voi pensate se noi avessimo a parlare mentre siamo in quell'ambiente di un determinato oggetto, ma non ha l'oggetto sotto mano. Classico esempio: si trova nella teca di un museo e il signore è da un'altra parte, noi gli poniamo qualche domanda. Allora, lo possiamo poi inserire in un secondo tempo attraverso un montaggio creato con iMovie. E si fa semplicemente così: prendo il video, fantastico, non ho nessun video, ma sarò proprio imbecille, ma cosa sono andato a cancellare? Perché mi ha dato una comunicazione di mancanza di spazio, ho buttato via un sacco di roba. L'ho fatto naturalmente mezz'ora prima del webinar perché ho detto meglio avere lo spazio libero così tutto funziona. Scusate, ma anche nelle migliori famiglie capitano queste cose. Quindi voi prendete il filmato e poi ve lo farò vedere un'altra volta. Poi avete tre opzioni. Se fate clic sul filmato da sovrapporre, avete tre opzioni che sono mostrate attraverso tre iconcine diverse. Ognuna di queste iconcine rappresenta qualcosa, una, l'ultima, rappresenta lo split screen. Poi lo vedete perché lo schermo è diviso in due. Ma vi lascerò lo screenshot all'interno del blog. Non vi preoccupate. In ogni caso il risultato è questo. Quindi pensiamo a tutti i campi di applicazione di un lavoro di questo genere. E far parlare appunto un intervistato che però abbiamo intervistato successivamente o antecedentemente, comunque non nello stesso momento di presentazione del determinato ambiente o oggetto, aggiungere un commento successivamente, registrare la scuola perché l'insegnante ci ha invitato a fare qualche operazione. Insomma, le possibilità sono veramente tante, la tecnica dello split screen è assolutamente geniale, non viene offerta da Clips ma in questo caso da iMovie, quindi noi abbiamo intrapreso un'operazione di app smashing. E ci avviamo alla ultima slide che dà un po' di cose. Abbiamo visto
alcuni spunti per creare docufilm, montaggi particolari, utilizzo di comics, dello split screen, ma i campi di applicazione sono numerosi. Vedete, c'è qualche ora ogni tanto che io correggo perché preparo questo materiale prima di tenere il webinar, quindi se non altro è fresco, quindi lo apprezzerete. Around me, quindi raccogli intorno a me giochi, risposte istantanee. Pensate a risposte istantanee, l'insegnante in classe può avere immediatamente dei feedback, per esempio, no? E si affronta un argomento e istantaneamente si costruiscono dei clips di pochi secondi e possono essere condivisi immediatamente, visti, sia un quadro di quello che si è appreso, ma anche allo stesso tempo sia un sacco di materiale comunicativo. Guardate che veramente l'instant storytelling, non l'ultra video, instant storytelling ha campi di applicazioni infinite. Immagini, disegni, foto, opere d'arte. Potete dare dei compiti ai vostri studenti che consistono proprio nel commentare un'opera d'arte, che in questo caso sarà una fotografia, ovviamente, un disegno, un'architettura e così via. Ebook, inserire questi instant storytelling all'interno di ebook per arricchire in più punti il vostro libro digitale, evitando i lunghi filmati pesanti, le narrazioni, eccetera, ma qua e là addirittura potervi collegare in modo ipertestuale con applicazioni come PubCoder, Repub 3, eccetera, di cui ci occuperemo molto presto. Possiamo realizzare facilmente questo. Recensioni, legge qualcosa, si vede un film, eccetera, recensioni, video recensioni, clip recensioni, clip per podcast. Questo è un argomento a parte, possiamo parlare di video podcast, possiamo tenere solo l'audio del clip, ma pensate a un canale con episodi che vengono trasmessi regolarmente. Bene, questo è tutto. Io, prima di mandare in onda l'ultimo sondaggio, per poter leggere i vostri interventi, quindi scrivete quello che pensate di questa cosa, mando in onda appunto l'ultimo sondaggio e poi chiudiamo il webinar, che spero sia stato di vostro interesse. Quindi butto via tutto, tutta la vita, va bene, è chiaro, no? Non scherzo. Clips a parte, le forme narrative sono incredibilmente varie. Clips a parte vuol dire proprio indipendentemente dall'uso di clips, ok? E più easy, più dobbiamo abituare i ragazzi a ragionare. Sì, io credo che naturalmente avendo più possibilità di rispondere, la percentuale, lo score di questo sarebbe stato maggiore. Ci possiamo concentrare sul racconto, il modo viene dopo, ok, ma vi siete buttati in gran parte sull'ultima perché riassume anche un po' tutto quello che abbiamo affrontato nel webinar, cioè un mondo da sfruttare bene in classe, da ragionarci bene con attenzione, che ci offre un sacco di possibilità anche dal punto di vista della valutazione, che possiamo integrare alla valutazione tradizionale con lo scopo di sostenere la creatività e i talenti dei nostri studenti, oppure semplicemente per acquisiscano delle competenze ulteriori, che sono delle competenze legate alla capacità di espressione, di comunicazione, che oggi sono di fondamentale importanza, quale che sia il lavoro che poi si intraprenderà. Bene, questo è tutto. Noi abbiamo concluso anche questo webinar. Ciao, arrivederci.